Il Carrubo, caffetteria e stuzzicheria, ampio spazio all'aperto attrezzato per bambini, wifi gratuito, eventi per i giovani e karaoke tutti i giovedì. Il Carrubo è a Ginosa, in via Palatrasio. Orizzonti 2001 porta la letteratura, la riscoperta e il piacere della lettura in una location d'eccezione. Una terrazza recentemente ristrutturata nel bel mezzo del centro storico, in via Bacco, che affaccia direttamente sul suggestivo paesaggio naturale della Gravina di Ginosa. In questo luogo di rara e ancestrale bellezza è stato presentato nel tardo pomeriggio di giovedì 18 giugno il libro L'altra faccia del cameo, la fragilità dei sogni, scritto dalla giovane martinese Anna Maria Zito. Molto più che una semplice presentazione, l'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Ginosina, ha rappresentato un'autentica occasione per illustrare i temi principali del volume, discuterne insieme al pubblico presente e assaporare questi genuini e piacevoli momenti all'insegna della lettura. Sono Anna Maria Zito e ho scritto un romanzo, il nome è L'altra faccia del cameo, ed è un romanzo storico ambientato nel nord della Francia e Normandia nella prima metà dell'Ottocento, ed è un romanzo che pian piano attraversa anche l'Italia per giungere nella nostra Puglia attraverso Francavilla Fontana e Martina Franca. La storia, pur essendo ambientata nell'Ottocento, è una storia contemporanea, una famiglia, quella presa in considerazione, una famiglia di donne soprattutto, e quindi un confronto a livello proprio di sesso e generazionale. Tutto nasce dal piacere della lettura per i classici e dalla voglia di inculcare ai giovani la lettura dei classici, per l'appunto, che aiutano soprattutto la formazione culturale. Cosa consiglierebbe a un giovane con un libro nel cassetto che ha il desiderio di pubblicarlo? Io consiglio ai ragazzi innanzitutto di leggere tantissimo e di approcciarsi alla scrittura con serenità. La mia è stata un'esperienza difficile, è nata per gioco, ho fatto un corso di scrittura creativa per cui la scrittura di un romanzo era la conseguenza, ma l'approccio più difficile, l'ostacolo più difficile è il mondo dell'editoria. Quindi il consiglio che do è soprattutto di pubblicare, ma non di pubblicare a pagamento, di non scendere a compromessi. Io non l'ho fatto. Mi ero ripromessa altrimenti di rimettere il mio romanzo, il mio manoscritto in un cassetto. È molto difficile, non importa quanta gente lo leggerà, l'importante è che si legga e che sia, anche se poche persone, ma persone che apprezzano veramente il lavoro che c'è dietro uno scritto. Questa sera abbiamo voluto proseguire un percorso iniziato qualche anno fa. È incominciato con i caffè letterali, poi ha avuto il proseguo con i cortili letterari, e quest'anno portiamo la letteratura, quindi la lettura, in una splendida terrazza. Una terrazza situata nella gravina del nostro bellissimo paese. E per quanto riguarda la presentazione poi della serata, vi passo le persone che hanno svolto realmente il lavoro di questa sera. Devo dire che sono entusiasta di questa location, perché ci riporta un po' ai tempi arcaici e ci riporta anche un po' la nostra scrittrice a quei tempi. Mi sembra veramente abbiamo trovato una cosa che ci accomuna, l'ambiente con la scrittura e il romanzo di Anna Maria Zito. Mi ha fatto molto piacere, devo aggiungere, fatemelo aggiungere questo, che agli esami di maturità è stato proposto in un testo breve la lettura come esperienza di vita. E noi siamo d'accordo. Intanto bisogna dire che questo progetto e questa idea, che si è sviluppata nel tempo, ormai sono già 3 anni, è stata voluta fortemente da Rosa Lorenzano, che in questo momento non è con noi, ma il nostro pensiero va a lei, perché l'idea di poter leggere dei libri insieme tra persone appassionate, cercare in qualche modo anche di contagiare questa voglia, per noi è diventata una sfida importante, tanto è vero che abbiamo cominciato
tra pochissime persone, e nel corso del tempo ci siamo resi conto che 500 amici hanno seguito il nostro impegno, la nostra voglia e soprattutto l'idea di raccontarsi tramite la lettura di un libro. Florinda Galante sarà ed è la nostra lettrice, tra virgolette, è colei che sfoglia le pagine e le racconta facendo una sintesi molto breve di quello che è quella che è la trama della storia. L'obiettivo è quello di pensare, forse in modo presuntuoso, di poter cambiare la cultura delle persone proprio facendole avvicinare alla lettura. E forse se lo facciamo insieme possiamo pensare di riuscire in questa grande speranza e prospettiva. Il Carrubo, caffetteria e stuzzicheria, ampio spazio all'aperto attrezzato per bambini, wifi gratuito, eventi per i giovani e karaoke tutti i giovedì. Il Carrubo è a Ginosa, in via Palatrasio.